Cari amici del tubo, benvenuti qui su Calcissimo Museo, ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Siamo qui oggi con gara 5. Come avranno visto quelli di Instagram, se non siete quelli di Instagram, andate ovviamente a seguirmi, il link in descrizione. Abbiamo simulato gara 3 vinta, perché ho detto: no, dai, non è possibile che la simulazione mi dia perdenti in una serie. Infatti, ne ho giocata un'altra, ne abbiamo vinta di non molto, ma l'abbiamo vinta. Gara 4 l'ho giocata, abbiamo vinto di 15, non troppo facile, devo dire la verità, non sono state tutte come gara 1. Fatto sta che siamo qui pronti per chiudere la serie delle Conference Finals, laurearci campioni della Western Conference e andare a giocare alle Finals, perché alla fin fine vince la Western Conference, sì, bravi, ma poi chi se ne frega. Eccoci qua, ragazzi, visuale dal lato dello Staples Center, sta per essere alzata la palla a 2. Ci manca praticamente questa partita e poi tutta la serie di finale per concludere questo MyGM, che quest'anno è stato veramente un successo clamoroso. Perlomeno dal punto di vista della squadra, poi dei video lo decideremo a fine serie, ma chi se ne frega. In realtà spero vi state divertendo, continuate a lasciare mi piace, a supportare questi video. Palla per Willy Collestein e poi per Bledsoe, vediamo di non prendere canestro la prima azione. Malachi, mannaggia te, tripla, siamo subito sotto. Vai Fulzino, se ti marcano così. Primo vantaggio di serata, 6-5, morde subito le caviglie, Markello Fulz. A metà primo quarto, ragazzi, il punteggio recita 14 Kings, 10 Lakers. Sono venuti qui per giocare i Kings, c'è poco da dire, e hanno ragione, perché giustamente sono ancora nella serie, non sono ancora eliminati, seppur in difficoltà. Gran palla qui di Paul George, vabbè, però se poi sbaglio rilasci, allora qua non ne usciamo vivi, ve lo dico, anche contro i Kings. Entrata la panchina, ragazzi, siamo sotto di 2. Finora Paul George ha dato il solito contributo offensivo, da cui non manca veramente mai. Guarda Ellington come si è aperto bene, un po' fuori range anche lui, però la mente Wayne Ellington, finalmente, perché non è che proprio stessi facendo dei playoff così fantastici, 15-14 Lakers, let's go. Vieni a gioco rotto in transizione, così, perfetto, vai, peccato, girala, ancora per Jackson, altro pick and roll, bellissima questa sequenza, vai così Jackson, vai così, dalla Zuba, può anche tirare, ma va al ferro, mi piace così, anche se puoi tirare, non accontentarti, vai al ferro a mettere giù la schiacciata, 19-14. Bene così, è la panchina questa volta a darci l'iniezione giusta. Forse ci siamo rilassati un po' pensando a questi Kings già morti. Pedi, dovevi prenderla questa però. Meno male che ha sbagliato, ultima azione, ragazzi, parziale di 7-0. Ci ritroviamo sotto di 6 in finale del primo quarto. Cioè, veramente una cosa vergognosissimissimissimissima. Vai Zubac. Quasi sulla sirena, madonna mia, raga. Abbiamo un po' rovinato tutto il nostro bellissimo primo quarto con questi ultimi 2 minuti. 2-6. 2-2, vabbè, tranquilli, non c'è problema. Si riparte col secondo quarto dal meno 4, è tornata tutta la unit titolare. Bene così, adesso c'è uno schema per portare sotto canestro di Angelo Russell, vediamo se serve a qualcosa, finta, vediamo se si prende un fallo, no, e non segna neppure. Oh là, non stava a difendere, non è che si chiedeva di far tanto. End one di Angelo, eccoli qua i Lakers, stoppata di Gobert, transizione e assist di Fultz. End one di D'Angelo Russell, convertiamo il gioco da 3 punti con un po' di fatica e subito 26 pari. Con i titolari, ragazzi, ovviamente non c'è storia, non ci dovrebbe essere neanche una panchina, però abbiamo fatto un po' di casino prima. Vai Gobert, fuori per Paul George, bellissimo, ragazzi, bellissimo, però bisognerebbe buttarla nel cesto arancione, rosso, che colore ha lo Staple, non lo so. Dai, stiamo creando veramente mole incredibile di basket e poi 30-28. 3-5-3-4, ancora partita super equilibrata, ragazzi, finalmente una partita equilibrata in questa serie di playoff. Anche nelle altre non c'erano state grandi partite equilibrate, a parte qualche overtime qua e là. C'è D'Angelo Russell uscito da solo, ancora sminchio col rilascio, ancora, Dio santo, se non segniamo mai non possiamo sperare di vincere. Come gli è arrivata quella palla? Bello, bravi, vai Jacksonino, vai, guarda che arriva Fulzino, battilo, perfetto, dentro con la... Era dentro, dai ragazzi, che diamo una spinta un po' a questa partita, siamo a più 4, fate pure più 5, 40-35, adesso entra un po' di panchina, quindi andiamo un po' in difficoltà, ma non c'è problema, perché tanto anche la loro panchina fa schifo quanto e più della nostra. Occhio ai contropiedi, che questi sono micidiali, più 5, ragazzi, ed è quasi una cosa positiva, cioè nel senso, pensate un po'.
John Jackson, finalmente un lampo del nostro uomo della panchina. Più 7, tipo massimo vantaggio incredibile, come se era più 15 nelle altre partite. Finalmente una partita un po' emozionante, spero siate contenti ragazzi, fatemelo sentire con un mi piace. 4-4-3-7, può finire nel giro di 2 minuti, eh. Bledsoe ci prova a farla rimanere lì, ribalzo di Zubac, ancora transizione. Via così, guarda Jackson, ti ho visto correre ancora, fatti una back to back schiacciata. No, ti preferisci sto tiro qua, vabbè, che ti devo dire, finché lo segni, bravo così. Ultimi secondi del primo tempo ragazzi, abbiamo l'opportunità di andare in doppia cifra di vantaggio. Va sfruttata ragazzi, perché non ne avremo tante. Qui Josh Jackson può battere tutti nel palleggio, post basso per lui contro Tyreek Evans, un osso duro in post basso, dentro con la moto, ci prendiamo il fallo. Un osso duro, ma non comunque in difesa, solamente di fisico. Jackson non è la roba tua, però puoi mettere il primo tiro libero. Più 9 ragazzi, andiamo al massimo vantaggio, più 10, 5-1, 4-1. Perché mi ha dato così via? Perché va bene, non facciamoci domande. In un primo tempo abbastanza vergognoso, siamo sopra di 9 ed è un successo, 50-41. Si parte col secondo tempo ragazzi, 5-0-4-1, più 9, come si diceva prima, subito palla nelle mani saldissime di Markello, che si va a fare un end-one, non fischiano il fallo ma rilascio perfetto, più 11, subito massimo vantaggio. Bene così, abbiamo detto in un primo tempo molto equilibrato, speriamo che il secondo non lo sia, così andiamo subito a vedere chi sfidiamo nell'NBA Finals, vediamo tutti i filmati carini e andiamo a comandare. Falli vedere i muscoli di Angelo, falli vedere i muscoli. Altro Edwan qui, veramente di cattiveria al ferro. 13 punti per lui, più 12, altro punticino guadagnato di vantaggio. Bella difesa, bravissima, abbiamo oscurato la vallata a Bledsoe, nel vero senso della parola. Paul George dentro con la moto, vabbè. Sì, e allora? Cioè, fate quello che volete, cioè, no, tranquilli, vabbè. Questi picchiano, menano, ma giusto così non vogliono uscire dai playoff. C'hanno pure ragione, questo sarebbe un altro fallo, il terzo qui, vabbè, allora fate comunque quello che vi pare, eh. 3 minuti e mezzo da giocare nel terzo quarto, un terzo quarto abbastanza brutto, vi dirò la verità. È entrata buona parte della panchina, tranne Paul George praticamente, si poteva prendere qui una tripla. Andiamo dentro con Larry Nance, no, che sto a fa? Che sto a fa? Là sotto, che è marcato da Collison, portatelo sotto. Zubac, perché non tieni? Io odio queste cose che deve stare in post basso mentre io mi porto in post basso un piccolo. Io sta cosa non la capisco. Bravo Larrione Nance, altra partita tutta sicurezza per lui. Guarda George Jackson che si è spaziato male, può buttarsi dentro, subisce il fallo, della classica animazione da fallo. Abbiamo la prima possibilità di andare a più 20 ragazzi. Aspettiamo che si ricarichi perché già così Jackson non è un gran tiratore di liberi. Va dentro il primo, 10 punti anche per lui. Grandi prove dalla panca per George Jackson e Larry Nance Jr. più 21, volevo dire 2 su 2 che ci dà il più 21, ecco la frase in un italiano decente. 7-9-5-8 Kings, mi dispiace ma mi pare che siete abbastanza fritti. Anche la bomba Larry Nance su assist di Paul George, olè, siamo partiti signori, è bastato un attimo giocare, stiamo giocando malissimo, abbiamo 82 punti a fine terzo quarto, cioè il nostro veramente potenziale di fuoco infinito. Bel canestro di Bledsoe che riduce appena a meno 22, però abbiamo l'ultima azione, Paul George è ancora rimasto in campo, vabbè che tanto nel quarto quarto non servirà. Chiamiamocelo a giocare un pick and roll, visto che c'è, sfruttiamolo, mi sembra anche stupido lasciarlo lì a non far niente. Eccolo che va a farsi la spiacciata, un po' in anticipo forse, 84-60. Occhio a non prendere canestro, eccolo, lo sapevo, vabbè. È sempre così, vediamo se riusciamo a farne ancora uno per finire bene il terzo quarto con Paul George sulla sirena dei 24, non era dei 24 ma del terzo quarto. 8-4-6-2, mi sa che ci vediamo direttamente alla premiazione della Western Conference. Eccoci qua inizio quarto quarto, allora cominciamo su un più 20 e passa del tutto confortevole. Dicevo, ci rivedremo probabilmente alla fine, anche perché non penso, giusto se succede qualcosa di figo, una alley-oop del genere, lo vedrete, altrimenti ciao. Intanto qui Boba che esce, possiamo partire in transizione, ci sono tutti i titolari che ovviamente poi usciranno perché non serve. Guarda che pallina gli mette lì Fulzino, appena schiacciata di Gobert, sono 7 punti per lui, ma va bene, chi se ne frega, ha fatto tutto il resto come sempre. Ultimi secondi signori, finisce così, 118-81, massacrati anche questa gara 5, seppure il primo tempo aveva dato segnali e sentimenti totalmente diversi.
qui finisce così, ragazzi. Sentimento di grande rispetto però questi Kings, ovviamente solo grazie alle simulazioni incredibili della 2K, ma rispetto per aver battuto i Timberwolves e i Warriors, la prima e la seconda seed nella Western Conference, hanno praticamente regalato le finali NBA. Ci sta, tornano negli spogliatoi incazzati ma a testa altissima. Invece noi stiamo per alzare il trofeo della Western Conference, che è il primo dei due che voglio alzare quest'anno, quest'estate anzi, come GM. Ma non me l'ha fatto vedere? Ma dai, ma non ci credo. Oh, ecco, olè! PG14 alza il titolo della Western Conference. Bene così, signori, un bel mi piace per questa vittoria, molto molto importante. Andiamo brevemente a vedere le statistiche. Josh Jackson con 17 guida la squadra. Guardate quanti, qua tantissimo, equilibratissima oggi, 17, 15, 14, 14, 13, 10, anzi 11, 9, 8, tutti hanno segnato. Ora però andiamo a vedere chi sfideremo nelle NBA Finals. Allora ragazzi, in quanto qui c'è la cosa stampa, la tribuna stampa che ci chiede: complimenti per essere arrivati alla fine dell'NBA, cosa ti hai preoccupato all'inizio di questa serie tra titolari, panchina e allenatori? Che palle con queste domande. E ragazzi, devo dire allenatori, perché non voglio nessun giocatore fuori morale, assolutamente, quindi... allenatori, ok, titolare più 5, panchina più 5, cronista più 5, allenatori purtroppo meno 19, meno 23, scusatemi raga, ma vabbè, i giocatori devo salvarli, salvaguardarli. 3-2 per i Washington Wizards, signori. Vediamo un po' chi andrà alle finali NBA con me. I Washington Wizards 4-3 contro i Cleveland Cavs. E se devo essere sincero, ho più paura di questi Wizards di Wall, Spades, Porter, Bogdanovic, Bill, Morris, Miami, Ezeli, Rivers, Auburn Jr. Non hanno un centro. Ok, perfetto. Washington Wizards sia, signori. Lakers, tra l'altro, numero 1 contro numero 1. Quindi ci sta. Prossimo episodio avremo gara 1, forse un pezzo anche della 2, non so, vediamo come va la 1, poi vedo se simularla assieme a voi, simularla da solo, farvela vedere, non lo so. Vediamo come andrà gara 1 delle finali NBA, aggiusterò le slide per queste finali per renderle magari un pelino più equilibrate, perché comunque abbiamo nettamente la squadra favorita. Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, un bel commento per dirmi cosa ne pensate, i miei social sono in descrizione e ci vediamo domani con un nuovo video. Bella!